Buonasera, buonasera, bentrovati a questo appuntamento, questo nuovo appuntamento settimanale con Women All Sport, l'approfondimento con cui Milano All News vi racconta tutto lo sport al femminile. Lo sport di cui parliamo questa sera è uno sport particolarmente conosciuto che ha dato anche parecchio lustro all'Italia e soprattutto è solo uno sport al femminile, io non lo sapevo. Ma mi è stato detto dall'ospite che vi presenterò tra poco che non esiste effettivamente una disciplina di questo genere al maschile. Stiamo parlando della ginnastica ritmica e noi ve la presentiamo con questa clip. Andiamo su di te. E questa clip era in qualche modo la nostra sigla, con qualche problemino tecnico. Comunque oggi ci tengo a specificare, ci tengo a precisare che siamo tutti, cioè ma proprio tutti in questa trasmissione sono volti femminile perché la nostra regista Matilde è stata anche la realizzatrice di questa clip che è stata resa possibile grazie all'autorizzazione della Federginnastica che ci ha gentilmente concesso le immagini. L'ospite che ho qui vicino a me questa sera è una collega che stimo molto, è una voce storica della ginnastica e della ginnastica ritmica in Italia, commentatrice di Olimpiadi, milanesissima, anche scrittrice di questo libro, Vincenti, storie di ginnasti coraggiosi, di cui parleremo più tardi. Saluti Ilaria Brugnotti Ciao Elena, e grazie. grazie per l'invito, grazie a tutti, davvero. Allora, partirei da un'infarinatura. Hai detto bene però subito, hai Vai. introdotto questo sport dicendo che la ginnastica ritmica è uno sport prettamente femminile ed è così e ti dirò di più, è l'unico sport femminile rimasto all'Olimpiade. Sai che Meno adesso male. sì, cioè non è, e infatti spesso è anche sotto la lente di ingrandimento perché essendo l'unico sport praticato solo esclusivamente da atlete. Ci sono naturalmente tante correnti di pensiero, però resiste e soprattutto la scuola italiana è una scuola che veramente negli ultimi anni ha fatto scuola a sua volta nel mondo ed è fra le più blasonate e riconosciute. Insomma, dicevi bene tu, questa clip che avete visto, la ginnastica ritmica intanto è composta da, si pratica sia a livello individuale sia a livello di squadra. La squadra nazionale sono le nostre farfalle, ormai sono diventate famose anche in tanti Conosciutissime. spot televisivi, vincitrici del bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo la scorsa estate, pluricampionesse del mondo e la squadra nazionale italiana ha vinto non solo il bronzo a Tokyo, vinse il bronzo a Londra e l'argento ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Ti interrompo un secondo, tornando a quello che hai detto all'inizio, ma tu ce la vedi una quota azzurra nella ginnastica ritmica? Cioè uno che mi va con un nastro a Guarda, centro? io non lo so, ho sempre assistito, certe volte ci sono stati dei tentativi di coppia mista nelle gare naturalmente minori anche a livello nazionale, non giudico e non chiudo la porta a nessuno, secondo me il codice dovrebbe essere fatto un codice ad hoc per il corpo maschile, È perché il interessante. corpo femminile è valorizzato da questo genere di codice. Ti faccio un esempio, in Giappone i giapponesi hanno la ginnastica ritmica, ma è molto più simile alla ginnastica artistica. Cioè sono molto In che senso è quello? atletici, nel senso fanno anche determinati elementi che derivano dalla ginnastica artistica. Secondo me un uomo che scimmiotta, passami il termine, un esercizio di ginnastica ritmica femminile risulta poco credibile, tutto qui. Ci vorrebbe proprio un codice specifico, perché no? Sono molto abili, ci sono sul
sui social, su Instagram, ci sono diversi ragazzi che hanno un'abilità anche con gli attrezzi, perché la ginnastica ritmica, la peculiarità è chiamata anche la ginnastica dei piccoli attrezzi, cerchio, palla, clavette, nastro, certo. E sono gli attrezzi specifici, anche la fune. E quindi cosa posso dirti? Non sono io sicuramente che devo giudicare, così come è stato introdotto nel nuoto sincronizzata la coppia mista, potrebbe esserci uno sviluppo futuro. So che ci sono già anche delle sperimentazioni in Russia, no? Che è un po' la culla della ginnastica ritmica. Però ad oggi hai detto bene all'inizio, mi ricollego alla tua affermazione, è uno sport assolutamente femminile. Andiamo agli albori un po' della ginnastica ritmica e diamo una cornice a chi, quei pochi probabilmente, che non la conoscono, non l'hanno mai vista. Allora, ginnastica ritmica, ragazze giovanissime, quando ci si avvicina per poi avere una carriera agonista alla ginnastica? Allora, ritmica? È uno sport d'élite, nel senso che ad altissimi livelli ci arrivano in poche. Innanzitutto bisogna avere testa e cuore, che è una, sono due caratteristiche principali, e poi bisogna essere anche portati fisicamente. La ginnastica ritmica predilige ad altissimi livelli, sono tutte ginnaste molto lunghe, a differenza della ginnastica artistica dove è richiesta la potenza. Sì. Quindi ci sono determinati tipi di conformazioni fisiche che sono più idonee. Naturalmente abbiamo anche tanti esempi, faccio l'esempio di una ginnasta georgiana che ha fatto un po' la storia degli ultimi anni perché era molto particolare, era piccola e molto potente, ma si chiama Salome Pajava, se volete andare a vedere su YouTube qualche suo video, lei, sapendo di non avere delle doti fisiche incredibili, metteva molto sull'interpretazione. Perché l'interpretazione? Perché la ginnastica ritmica si basa proprio sulla musica, no? Ecco, rugby, ginnastica artistica, vedete il fisico, ginnastica ritmica. E sull'eleganza dei movimenti, sull'interpretazione, la componente musicale è fondamentale. E da qualche anno a questa parte, se non ricordo male, dopo Londra, se non ricordo male, ma potrei dirti... Nel 2012. Dopo Londra 2012, con il nuovo codice del quadriennio olimpico che portava poi a Rio de Janeiro, è stata introdotta la voce, nel senso che sui 4 esercizi individuali che portano le ginnaste, 2 possono essere interpretati sulla voce, cioè puoi utilizzare una canzone cantata, cosa che prima non poteva essere fatta. Invece per quanto riguarda gli esercizi di squadra, che sono 2, uno dei 2 può essere basato su una canzone. Quindi... Ecco, qual è l'esperienza diretta di questo sport? Perché io prima facevo la battuta sul fisico, ma lei in effetti, io non ho mai fatto ginnastica artistica, però Ilaria ha praticato e ha allenato, è stata atleta e allenatrice di atlete di ginnastica ritmica. Qual è la tua esperienza diretta? Cioè, come atleta? Guarda, io ormai quest'anno sono quasi 20 anni che ho smesso di insegnare e seguo la ginnastica dal punto di vista giornalistico, ma guarda, ti posso dire qual è la vita di una ginnasta di alto livello. Sappi che sempre più spesso anche in Italia si formano quelli che si chiamano i centri tecnici, cioè le società, anche ti faccio un esempio, siamo parlato di Milano, qui alla Forza e Coraggio a Milano, che è una società storica dove mi allenavo anch'io peraltro, 1870, quindi... Vabbè, allora, storica. Esatto. C'è il centro tecnico, significa che le ginnaste di interesse, quelle insomma d'élite, si allenano 2 volte al giorno e frequentano la scuola nella seconda parte del pomeriggio da privatiste e hanno una doppia sessione d'allenamento per 5-6 giorni alla settimana. E, in questa sessione di allenamento c'è tutta una preparazione fisica, c'è la coreografia perché è molto importante, c'è un insegnante di danza che 2 ore circa al giorno fa sbarra, proprio danza classica con le ginnaste. Non solo classica, poi vengono naturalmente introdotti anche vari generi di danza. Comunque è uno sport dove... cioè ti deve molto piacere, devi essere veramente, avere una grandissima passione, senza la passione non fai niente, devi avere una grandissima testa perché viene richiesto comunque a delle ragazzine di 11-12 anni, mediamente si entra in un centro tecnico verso quell'età, diciamo dalla prima media. Quindi vuol dire che comunque ti sei avvicinato da prima? Ti sei avvicinato da prima perché tu puoi, diciamo, avvicinarti alla ginnastica ritmica con la propedeutica, intorno ai 4-5 anni e le bambine futuribili, chiamiamole così, vengono poi selezionate e entrano a far parte dei gruppi agonistici, no? E quindi però all'interno di questi gruppi agonistici sono poi poche quelle che accedono direttamente al centro tecnico. Uno, perché appunto ci vuole testa, devi decidere
è una scelta di vita non solo per le bambine, ma anche per i genitori che devono sacrificarsi e sapere che non ci sono weekend, molto spesso, che non ci sono vacanze se non 15 giorni, di solito i primi 15 giorni d'agosto, perché poi ci sono i ritiri, i collegiali, le gare. E di queste 10 magari scelte per il centro tecnico, forse, e non è detto, una poi viene selezionata per la nazionale, sia individuale che di squadra. Quindi una scrematura dall'inizio alla fine del 99%. Pazzesca, sì, adesso dici bene, comunque quasi, tanto, lo dico io. Molto, molto. Gente anche che lascia la propria casa per trasferirsi in queste società blasonate in giro per l'Italia, ce ne sono diverse, e per allenarsi, quindi vivono già ragazzine lontane da casa o in convitto oppure a casa di altre ginnaste, e in certi casi a casa delle allenatrici, e vedono i propri genitori e la propria famiglia veramente poco, te lo posso assicurare. Tu prima mi parlavi di dei corsi. È una scelta di vita, eh? Eh beh, sì. E poi parliamo anche della fuoriuscita dal mondo della ginnastica, però volevo capire la parte formativa di questo sport. Prima tu mi dicevi banalmente che, vista la grande intensità degli allenamenti, uno studia da privatista. Quanto la federazione permette, facilita, aiuta, convenziona? Allora, la federazione solo ad altissimi livelli se fai parte del Team Italia, dunque okay. Se sei nel giro della nazionale. Uh-huh. E, ci sono naturalmente borse di studio e tutto quanto, altrimenti sono i genitori che devono sovvenzionare il centro tecnico della figlia. Adesso non, esattamente non ti so dire i costi. La ginnastica ritmica di per sé non è uno sport costoso, perché nel senso la parte costosa sono l'acquisto degli attrezzi, l'acquisto di questi body bellissimi che avete potuto vedere nella clip. Ti dico solo che alcuni body indossati dalle ginnaste della nazionale costano 1500 euro l'uno, ma perché sono cuciti a mano e pesano circa 1,5 kg, sono proprio pieni di Swarovski, di paillette. E questo di... non limita l'attività? No, non limita l'attività, no. O comunque loro sono abituati, non c'è grossa... E però appunto quando tu entri in un centro tecnico è la scuola, no? Che poi uh-huh. È per questo che a volte è un sacrificio non solo di tipo fisico e tutto, ma un sacrificio anche materiale, cioè materiale economico, devi... Insomma. La tua storia che cosa ci racconta, che cosa ci può raccontare? Guarda, io ti posso dire che la ginnastica ritmica, ma credo qualsiasi altro sport, che cosa ha insegnato a me, sì. Che oggi faccio la giornalista da tanti anni, mi ha organizzato innanzitutto a organizzare il tempo, sapendo di avere, a casa mia si diceva sempre, io mi allenavo al pomeriggio, si diceva sempre, tu ti alleni anche 3 ore tutti i pomeriggi, torni a casa, studi, ma condizione sine qua non, all'epoca era di non avere materia a settembre, da recuperare. Nessuna insufficienza, perché tu avevi poco tempo, eri stanca, ma in quel poco tempo dovevi ottimizzare lo studio. Io ti posso dire che nei 5 anni di superiori io non sono mai stata rimandata. Così poi, quando ho finito la scuola superiore, sono andata all'università, io studiavo solo la mattina perché al pomeriggio allenavo. E quindi anche lì sono poi riuscita a laurearmi con il massimo dei voti, avendo un tempo di studio limitato. Ti insegna questo la ginnastica, a avere costanza, determinazione, perseveranza, ma soprattutto a organizzare e sapere, e anche lavorare sempre un po' con l'adrenalina, no? Sapendo che hai poco tempo e in quel poco tempo tu non devi mollare. Certo. Quindi sul nostro lavoro lo sai meglio di me, sì. Che spesso e volentieri nelle dirette piuttosto che nelle situazioni in cui ci troviamo, questo è fondamentale. Insomma. Assolutamente. Allora, dicevamo, si entra a 6 sì. anni, 7 è già troppo, e si esce quando? Si esce, io ti posso dire che la squadra che ha vinto il bronzo a Tokyo, ricordiamo che la squadra nazionale è allenata da questa grande donna che si chiama Emanuela Maccarani, che è, come posso dire, il deus ex machina, io non ho più aggettivi. Credo sia il volto della ginnastica ritmica italiana ormai. Il volto della ginnastica ritmica italiana, colei che ha creato veramente la scuola italiana, ed posso dire che è l'allenatrice più medagliata della storia dello sport italiano, con oltre 170, forse nel frattempo io ho perso un po' il conto, perché col lavoro poi che faccio mi diventa anche sempre più difficile seguire le ginnaste, ma veramente lei ha vinto di tutto, nel senso non ha più nulla da perdere e non ha più nulla da dimostrare. E la forza di questa piccola, perché minuta, grande donna è il fatto di...
avere sempre l'entusiasmo, nonostante spesso e volentieri le possano mettere i bastoni tra le ruote, avere l'entusiasmo di rinnovarsi sempre e di trovare sempre delle ragazze veramente che le danno delle grandi soddisfazioni. La squadra che ha partecipato a Tokyo è una squadra di ginnaste abbastanza esperte. Uh-huh. E si pensa sempre che dopo, alla fine di un ciclo olimpico, si lasci, perché certo. Ti dico che il capitano Alessia Maurelli è del 96, quindi una vecchia. Ma sta per compiere 27 anni, 26, certo. Insomma, 26 anni, scusami, se non è bene. Che amarezza. Sì, però, sì, che amarezza. E ha deciso di, almeno per il momento, di proseguire. Uh-huh. È vero che questo ciclo olimpico è un pochino più corto rispetto al passato, perché certo. Essendoci state le Olimpiadi un anno dopo, per la ragione di cui sappiamo, cioè, mettiti nei panni di queste ragazze che da anni si allenano due volte al giorno, quindi anche dal punto di vista fisico è impegnativo, ma se la testa c'è ti aiuta tanto ed è fondamentale, insomma. E a volte non si esce pur seguendo un'evoluzione, l'allenatrice della nazionale ne è un po' la dimostrazione, per quanto sia veramente una su mille. Sì, una su mille, però una su mille dice la canzone, ce la esatto. Fa, però effettivamente è così, never give up, mai mollare. E ho visto anche, guarda, tu hai parlato di questo libro che ho scritto, che in sì, realtà parla esatto. Di tante persone, di tanti ginnasti, al maschile tra l'altro. Anche al maschile, sì, perché è un libro che parla di ginnasti, mm-hmm. Anche di ginnastica artistica, di parkour, che hanno tutte delle storie particolari. Il libro precedente si chiama Fai tutto bene, si intitola Fai tutto bene, ed è una sorta di biografia, ma non è proprio una biografia, è un libro motivazionale che ho scritto insieme a Marta Pagnini, mm-hmm. Che è l'ex capitano delle Farfalle. E lei è proprio l'esempio di quella che è sempre stata scartata, a parte che aveva un problema fisico molto importante, lei soffre di scoliosi, e sempre stata scartata, le hanno sempre detto che non sarebbe arrivata mai da nessuna parte, è entrata a far parte della squadra nazionale, si allenava fuori addirittura alla pedana perché non la voleva vedere nessuno, e nel 2011 ha vinto la sua prima medaglia da titolare con la squadra nazionale, nel 2012 il bronzo a Londra, ed è poi stata capitano con delle Farfalle nel quadriennio olimpico che andava da Londra a Rio 2016. E quindi io volevo arrivare alla fine a dirtelo, ti commuovi quando parli di ginnastica ritmica? Sì, certo. Ginnastica ritmica per me è un grandissimo amore, tipo un amore incondizionato, no? Io dico sempre per la ginnastica, ma perché c'è proprio dietro tutta una c'è passione, e soprattutto conosco cosa significa il sacrificio, quindi ogni tanto dico al mio compagno di non essere geloso, perché il primo amore è uno no, solo no, il primo amore è lui, mio figlio, insomma, certo. Loro, però sicuramente la ginnastica occupa, ecco, io non l'ho mai tradita la ginnastica, non sono una che tradisce, non tradisco neanche la ginnastica, a volte ti dico mi sento in colpa perché non riesco a seguirla come vorrei per il lavoro che facciamo, che ci porta sempre, insomma, a andare ovunque. Io vorrei sapere da te, che hai un occhio mm-hmm. privilegiato sulla mm-hmm. ginnastica, qual è stata l'evoluzione da quando tu eri allieva alle ragazze che adesso invece vedi adesso con occhio giornalistico? Sappi che io sono sempre stata nessuno, nel senso che sono sempre stata una ginnasta societaria, io non sono mai andata in nazionale, non ho mai ho fatto gare a livello nazionale, ma proprio l'evoluzione di approccio, di come viene vista la ginnastica ritmica. Beh, intanto quello che c'è da dire è che adesso le ragazze, le bambine hanno una cosa che noi non avevamo a nostra disposizione, i social e YouTube. Dunque hanno la possibilità di fruire, di guardare in tempo reale i video delle grandi ginnaste, gli allenamenti delle grandi ginnaste, seguire questi idoli. Quindi c'è una... noi eravamo più, passami in termini, amatoriale, non che ci fosse meno passione, però sicuramente era una dimensione totalmente diversa. Adesso anche lì, spesso e volentieri c'è proprio dietro proprio uno studio scientifico del movimento, c'è la possibilità di guardare, di confrontarsi, di veramente, insomma, c'è stata un'evoluzione incredibile nella ginnastica, no? E se tu dovessi andare a prendere dei video anche solo degli anni 80, era molto elegante, ma poi era concettualmente diversa. Tu entravi in pedana e avevi il musicista, ti portavi, non c'era la registrazione. Meraviglia. Fino al 1980, credo, fino alle Olimpiadi di Los Angeles, che fu la prima Olimpiade che vide
introdurre la ginnastica ritmica nel programma olimpico a Los Angeles. La nostra prima ginnasta fu Giulia Staccioli, che adesso è direttore dei Cataclò, di questa compagnia di atleti danzatori. Lei aveva il pianista Reda Ellis, se non sbaglio, che si chiama, e portavi con te in pedana o il pianista o il chitarrista, insomma, potevi scegliere mono strumento e suonava, quindi pensa. Beh, che però che meraviglia. Meraviglioso, ogni tanto questa cosa, magari soprattutto nei galà, nelle esibizioni, torna fuori. Dopodiché dall'88 da Seul ci fu l'accompagnamento mono strumentale ma su registrazione. Ok. E dal 92, dalle Olimpiadi di Barcellona, divenne pluristrumentale, ma sempre con certo, registrazione e tutto quanto. Fino ad arrivare alla voce adesso. Fino ad arrivare alla voce degli ultimi anni, sì. Che a volte, cioè, c'è sempre lì la scelta, no? Il gusto musicale. La voce ti può accompagnare. Alcune ginnaste, addirittura molto molto espressive, non utilizzano la voce del cantante senza la base musicale, quindi interpretano sulle parole. Interpretano sulle parole, ma lì, vabbè. Poi sono scelte che fanno, e quindi capisci anche solo da questo aspetto l'evoluzione, ma anche dai body, no? Adesso c'è tutto dietro un'attività sartoriale, molti body si ispirano all'alta moda. Beh, certo. Quindi io ho una domanda per te, perché l'abbiamo detto in apertura, Ilaria anche commentatrice, commenterà le prossimissime proprio Olimpiadi di Pechino. Che cosa secondo te ci dobbiamo aspettare dalla nostra nazionale, come arriva, che cosa può ambire? Beh, abbiamo concluso il ciclo olimpico con Tokyo e i prossimi appuntamenti sono i campionati per quanto riguarda la ginnastica ritmica, perché le Olimpiadi naturalmente, certo, di Pechino saranno sport invernali e la ritmica non c'è. I prossimi appuntamenti importanti quest'anno saranno i campionati europei a Dolon, se non sbaglio, in Israele, o a Tel Aviv, adesso non mi ricordo, e i campionati del mondo di Sofia, nel mese di Bulgaria, nel mese di settembre. Se non ricordo male, sono già prequalificanti per l'Olimpiadi di Parigi 2024. Prequalificanti, se non ricordo male, vuol dire che si qualificano già le prime 16-20, adesso il numero mi sfugge, scusami, no, se è come è stato nel precedente quadriennio olimpico, le prime tre squadre si aggiudicano il posto, già sono già certe di partecipare all'Olimpiade, però potrei dirti una stupidaggine, ma credo di no, perché i mondiali di 2 anni prima, non voglio confondermi col fatto che l'Olimpiade poi di Tokyo è stata posticipata di un anno, quindi in palio c'è già le prime tre, noi le nostre farfalle. Ai precedenti mondiali qualificanti per Tokyo arrivarono seconde, se non ricordo male, comunque conquistarono il pass con 2 anni d'anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi. E quest'anno, per la prima volta dal 1996, per quanto riguarda il concorso individuale, avevamo la presenza di 2 atlete italiane, che sono state Alexandra Giurgiuculese e Milena Baldassarri, che hanno rappresentato i colori azzurri, e la Baldassarri ha chiuso le Olimpiadi di Tokyo con il 6º posto, che è stato un risultato storico. Tra l'altro, non lo dovrei dire, però sottolineo l'eleganza che forse arriva proprio dalla ginnastica ritmica, con la quale Ilaria mi ha salvato da una cantonata pazzesca, perché quando uno fa un errore, che è giusto ammetterlo, quindi dopo cenere sul capo e si risolve. Allora, io ti ho vista veramente molto emozionata parlandone. Ovviamente questo libro, che ripeto è Vincenti, storie di ginnasti coraggiosi, edito da Baldini e Castoldi, raccoglie delle storie a cui immagino tu sia particolarmente affezionata. E quindi non ti sto a dire quale secondo te è la preferita, perché immagino ti piacciono tutti. Però guarda, esatto, ti posso dire, abbiamo parlato di grandi atleti che hanno vinto tante medaglie. In questo libro, in certi casi, al di là del fatto di avere Vanessa Ferrari, ad esempio, no? Che ha vinto l'argento, storia conosciutissima, tra alti e bassi, Alessia Maurelli, capitano delle farfalle, Martina Centofanti, che è un'altra farfalla, poi ho raccontato la storia di Giulietta Cantalupi, che è una grande allenatrice ed ex ginnasta, certo, di Spela Dragas e di Alexandra Giurgiuculese. Ho raccolto due storie, che sono proprio storie di persone che si sono riscattate e hanno trovato un nuovo modo di vivere attraverso la ginnastica ritmica. La prima è Giorgia Greco, che voi vedete un po' adesso a Milano su tutti i manifesti di una nota compagnia telefonica, che è una bambina che a 6 anni faceva ginnastica ritmica, appunto.
a causa di un sarcoma, è stata amputata, è senza una gamba, e nonostante questo lei continua a praticare ginnastica ritmica. La ginnastica ritmica è stata la sua salvezza. Quindi ancora oggi CSGB, cioè, è stata Italia's Got Talent, ed è un esempio, insomma, di come ci si possa riscattare e trovare motivazione attraverso la ginnastica. Ed è la prima, il primo capitolo è dedicato a lei, che è la più giovane. E poi l'ultimo capitolo si chiude con la storia di Greta Riccardi, che è un'altra ragazzina che adesso ha 20 anni, che qualche anno fa era nel giro della nazionale, comunque anche lei faceva parte di questi centri tecnici. Okay. È stata investita da un tir che le ha praticamente schiacciato dal bacino in giù, ha subito, è stata 6 mesi in ospedale, ha dovuto ricominciare a camminare, più di 32 interventi, ricostruzioni e tutto, e a novembre ha vinto i campionati italiani, la medaglia d'oro al nastro, quindi grande Greta, sì. Qual è secondo te il futuro della ginnastica ritmica, a parte sperimentare le quote azzurre? Che bello però dire quote azzurre. Sì, guarda, il futuro della ginnastica ritmica deve, in questo, devo essere sincera, bisogna molto riconoscere tanto merito a Federginnastica e a tutto lo staff, diciamo, dell'ufficio stampa, che si è tantissimo prodigato in qualsiasi modo in questi anni a far vedere, a cercare di far vedere la ginnastica, per cui tutti gli anni, da un po' di tempo a questa parte, la finale del campionato di Serie A è in diretta sul 9 e poi su altri, la coppa, la finale di World Cup di Pesaro, perché noi abbiamo anche una tappa di World Cup tutta italiana a Pesaro, viene trasmessa ormai da qualche anno sulla 7, quindi diciamo che la visibilità di questo sport è sicuramente innegabile. Il giorno del primo dell'anno le farfalle erano ospiti di Roberto Bolle a questo grande show su Rai 1, quindi tanta visibilità, e far capire ancora alla gente che non è uno sport dove tipo circo, dove si palleggia gli attrezzi così, perché, ma c'è dietro tutto tanto lavoro e, ripeto, tanto sacrificio, quindi mi auguro davvero che sempre più bambine e comunque in generale giovani si possano avvicinare alla cultura di questo sport. Un'ultimissima domanda, velocissima: le farfalle ormai le conosciamo tutti da tempo, si sono meritati anche la visibilità che hanno, certo, con i risultati sul campo. Secondo te qual è un esercizio che invece dovrebbe essere tolto un po' dal un ipotetico, guarda, cono d'ombra? Hanno, a livello internazionale, hanno abolito la fune, la funicella, quella che banalmente viene chiamata corda, perché è poco televisiva, e stanno cercando trovare delle soluzioni per rendere proprio gli attrezzi più visibili a livello televisivo. Quindi io non metto becco in questa situazione. Sicuramente tutti conoscono la ginnastica ritmica per il nastro, no? Perché è quella che poi rende, certo, questo sport è molto coreografico. Sì, quello che ogni tanto viene chiamato, adesso non mi ricordo, insomma, ognuno c'ha il suo. Però credo che si debbano trovare degli altri escamotage, delle altre soluzioni proprio per valorizzare questo sport. Magari ci stanno già pensando, ci stanno già lavorando. Io da questa parte tecnica mi tolgo, mi tiro fuori, anche perché non sono più una giudice, è un occhio mio, sì, giornalistico, ma anche da appassionata. Quindi giusto. Il tuo esercizio preferito allora? Beh, il mio esercizio preferito era la palla. Io la palla, cioè, mi piaceva moltissimo. Il nastro a me un po' meno. Palla e cerchio. Ecco, e con questa tua preferenza chiudiamo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Lo ricordiamo, Vincenti, l'ultima fatica letteraria di Ilaria Brugnotti, edito Baldini e Castoldi. Aspettiamo il prossimo libro, che racconterà sicuramente altre storie emozionanti. Noi invece vi lasciamo al palinsesto serale di Milano News con l'informazione di Dal Vivo. Grazie mille, Ilaria. Grazie, per essere Elena, stata grazie con per noi. L'invito. Quando volete parliamo di ginnastica ritmica. Sono ben e di motori, e di perché motori. Si occupa anche di motori. Faccio la giornalista di auto. Due cose uguali. A settimana prossima, presto, grazie. Ciao.